Quindi durante la festa noi, una volta che abbiamo predisposto le postazioni, naturalmente sentendo il parere degli organizzatori e concordando con loro dove metterle, noi fondamentalmente controlliamo queste postazioni. Ci sono diciamo due tipi di postazioni. Quelle a più alta produzione di rifiuti sono di solito vicino a dove le persone mangiano, e quindi una postazione del genere di solito è presidiata in maniera costante da uno di noi. Le altre invece sono postazioni che noi lasciamo senza controllo, perché non abbiamo le forze di fatto per presidiarle tutte. In quel caso che cosa facciamo? Uno o due di noi, diciamo chi c'è, si occupa di girare per queste postazioni, mettendo a posto quelli che sono gli errori, oppure a volte gli orrori, di chi conferisce il rifiuto, quindi di fatto del pubblico. Quindi può capitare che la postazione resti sguarnita per 20 minuti, ci sarà uno strato di rifiuti superiore che sarà un po' un casino, allora si prende i guanti, si mette le mani nel rifiuto e si separa correttamente, fino ad arrivare allo strato di rifiuti sottostante, che in quanto già stato controllato da noi si presume sia perfettamente conferibile. Come dicevo, come credo si possa anche capire, è un lavoro che non richiede una grande organizzazione e non è di particolare difficoltà. Quello che richiede però è una grandissima forza di volontà, perché di fatto fare un lavoro, per chi fa un lavoro del genere, considerando che lavorare su turni è complesso, perché trovare persone disposte a fare questa cosa nei weekend, finendo magari alle 2 di notte e ritornando alle 9 di mattina per mettere a posto i rifiuti della sera prima, non è semplice. E quindi i turni di lavoro sono abbastanza importanti, e chiaramente il lavoro non è dei più auspicabili, no? Perché di fatto si tratta di mettere le mani nel rifiuto. Quindi è un'attività che diciamo molto semplice, ma al contempo piuttosto complessa, perché richiede un prerequisito molto importante, che è la forza di volontà, oltre al fatto che bisogna avere una conoscenza piuttosto approfondita di come si differenziano le singole cose. Ecco, poi tutti permangono sempre, anche perché, come forse sapete, ogni azienda fa un po' quello che gli fa. Quindi la domanda che ci potrebbe venire posta è: ma perché fate una cosa del genere? Tenete conto che noi in 3 anni di attività abbiamo raccolto quasi 3 tonnellate di rifiuti, e abbiamo differenziato una percentuale che oltrepassa l'88% di queste 3 tonnellate. Quindi sicuramente un impatto importante, ma chiaramente non rivoluzionario a livello di quantità di rifiuto raccolto. Basti pensare che a livello di rifiuti urbani noi, ogni singola persona produce in media circa 500 kg a testa di rifiuti. Se andiamo a sommare i rifiuti speciali a questi 500 kg, cioè i rifiuti diretti o indiretti che una persona produce, arriviamo a 2 tonnellate di. Quindi di fatto, mediamente, noi abbiamo avuto a che fare in 3 anni con la quantità di rifiuti che uno soltanto di noi produce, direttamente o indirettamente, in un anno. Quindi l'impatto a livello numerico non è dei più importanti, e non pretendiamo che lo sia. Ma quello che ci fa molto piacere è lavorare sulle abitudini delle persone. Quello che noi abbiamo notato è che in questi anni è che tantissime persone hanno l'abitudine di differenziare i propri rifiuti a casa, ma quando si esce da casa questa abitudine scompare completamente, perché il conferimento naturale di un rifiuto quando non si è in casa è il cestino, quindi un destino di incenerimento, di conferimento in discarica, di rifiuto indifferenziato. E questa abitudine è piuttosto dura a morire, anche perché non ci sono tante occasioni di differenziare il rifiuto fuori casa. Quindi quello che noi vogliamo proporre è appunto un messaggio in cui la gente possa abituarsi, possa riflettere a come gestire il rifiuto non soltanto quando è in casa, ma anche quando è fuori casa.
e vogliamo farlo non con delle conferenze, con degli interventi, come può essere anche questo, che sono utili per carità e vanno fatti per spiegare alle persone quello che si fa, ma con un'azione pratica, con un'azione tangibile che le persone possano vedere e quindi noi crediamo moltissimo a questa, diciamo, teoria dell'esempio pratico, no? Che le persone possano poi seguire. In realtà nei festival dove siamo stati più volte, tipo ad esempio questo Tutti Fuori per l'Africa, quest'anno siamo stati per la terza volta, crediamo di poter dire che c'è stato un miglioramento nettissimo da parte degli organizzatori, che anno dopo anno vengono sempre più coinvolti, differenziano sempre meglio, e questa cosa tra l'altro viene testimoniata dai risultati finali. Quest'anno in questo festival siamo arrivati a toccare il 95% di raccolta differenziata, ma anche forse un pochino dal pubblico, che probabilmente si abitua a un tipo di raccolta differenziata, che cioè a un tipo di raccolta di rifiuto che è differenziata e non più diciamo così lasciata al caso. Ora, noi oggi ci troviamo qui a parlare ancora una volta di rifiuti, e quando si parla di ambiente in questo periodo storico, il tema dei rifiuti è probabilmente il tema più affrontato, ed è il più affrontato per un motivo piuttosto semplice, perché è un argomento relativamente semplice su cui accettare un cambio di impegno. Faccio un esempio perché avete capito poco. Quando io faccio la raccolta differenziata, fare la raccolta differenziata è un'azione che non richiede un cambio del mio stile di vita molto profondo, richiede soltanto un minimo di attenzione, l'organizzazione di 3 o 4 sacchi o 5 o 6 e magari un viaggio in più in discarica, perdonatemi, all'isola ecologica, perché la discarica è un'altra cosa, per separare un attimino meglio, però non è che io debba cambiare il mio stile di vita per differenziare i rifiuti, no? Quindi parlare di raccolta differenziata e per le persone dire che fanno la raccolta differenziata molto bene è facile, è motivo di orgoglio ed è uno degli elementi su cui si basa l'autocoscienza ambientalista di molte persone. Parlare di altre cose, come ad esempio di trasporti, è molto più complesso, perché se noi proviamo ad andare in giro a dire alle persone oh, guardate, dovete fare la raccolta differenziata, ci diranno tutti sì, che bello, facciamo la raccolta differenziata. Se proviamo ad andare in giro a dire usate meno la macchina oppure non compratela, le reazioni che otterremo saranno molto diverse, perché questo è un'azione, quella di non avere una macchina o di usarla meno, che presuppone un cambiamento radicale del proprio stile di vita. La facilità di questa, diciamo così, la raccolta differenziata e quindi la sua esposizione anche mediatica appare secondo me ovvia quando andiamo a parlare di riduzione dei rifiuti, che dovrebbe essere l'elemento cardine del tema dei rifiuti. Cioè, differenziare il rifiuto va benissimo, ma molto più importante è non produrlo, ridurre appunto il rifiuto. Questa è una cosa che presuppone un cambiamento medio dello stile di vita, perché presuppone andare a fare la spesa in negozi fusi, ad esempio, presuppone magari andare a fare un giro in più dal fruttivendolo, dal panettiere, dove possiamo riutilizzare la sporta e il sacchetto piuttosto che andare al supermercato, e quindi questo è un argomento un pochino più complesso da trattare. Pensiamo però a una cosa: quando noi differenziamo un rifiuto abbiamo un beneficio ambientale importante, quando noi non lo produciamo abbiamo un beneficio ambientale molto più grande, e quindi è molto importante ridurre il rifiuto. Infine chiudo dicendo, analizzando due piccoli dati che secondo me spiegano molto bene il perché dobbiamo trattare in maniera approfondita il tema dei rifiuti. Questi due dati in realtà sono in apparenza contraddittori, perché se noi andiamo a vedere quello che ci dice l'IPCC sulle fonti da cui derivano i gas serra a livello mondiale, scopriamo che i rifiuti sono responsabili, il settore dei rifiuti, quindi del trattamento e della gestione dei rifiuti, è responsabile soltanto del 3% delle emissioni di gas serra a livello globale. E uno dice, ma
Bene, ok, stiamo parlando di rifiuti, stiamo agendo su un misero 3%, no? Cioè, pochino, stiamo dando troppa importanza al problema. Beh, io in realtà vedo un rifiuto, io la chiamo la porta sul retro, sul problema ambientale. Perché il rifiuto cos'è? Altro non è che un bene che è arrivato al termine del suo ciclo di vita. Quindi se noi andiamo ad agire sul problema dei rifiuti, in realtà diminuendo la produzione di rifiuti oppure differenziandoli, quindi riciclandoli, andiamo ad agire su quella che è la storia di un bene, che passa da un'industria e poi viene trasportato. Ora, se noi andiamo a vedere lo stesso grafico dell'IPCC che ci dice che il settore dei rifiuti è responsabile del 3% delle emissioni di gas serra, e aggiungiamo questo settore dei rifiuti le emissioni derivanti dall'industria e dai trasporti, arriviamo praticamente al 50%. Quindi in realtà quando noi buttiamo un bicchiere di plastica o non so, qualsiasi oggetto in un bidone piuttosto che nell'altro, oppure decidiamo di non buttarlo e di riutilizzarlo, stiamo agendo non soltanto sul 3% che vediamo e che abbiamo in mano, ma stiamo agendo sul restante 47% che non vediamo ma che c'è. Ed è per questo che secondo noi è molto importante parlare di rifiuti. Grazie. Ci sono domande, le teniamo per dopo, che adesso sentiamo tipo Elisa, che suona. Si va? La tengo io. Ce l'avevamo ieri, non sei venuta.